cominciamo con il primo giorno di viaggio, quindi stasera ancora fermi qui a Reggio Emilia. Ho preparato un PowerPoint per farvi vedere alcuni dei luoghi che andiamo a vedere, che andrete a vedere. Qualche volta noi ci siamo stati con gli studenti, Istoreco fa da tanti anni il viaggio della memoria per le scuole superiori e ogni 3 anni normalmente abbiamo un ciclo che andiamo anche a visitare altri luoghi, ogni 3 anni normalmente andiamo a visitare la città di Cracovia e di vicino il campo di Auschwitz. È un luogo molto importante per la storia mondiale, per la storia europea, per la storia italiana, e noi crediamo fortemente che visitare questi luoghi sia molto importante per capire che non è possibile studiare questi contenuti senza la visita dei luoghi. Sono importanti documenti, questi luoghi sono una fonte molto importante perché rimane, come tutte le fonti vanno messe a confronto con altre, non bisogna mai credere a una unica informazione. Io posso dire una cosa sbagliata, io posso dire volutamente una cosa falsa, posso anche scrivere, però questo non vale solo per la parola parlata ma anche per quella scritta, posso anche pubblicare delle cose sbagliate o volutamente falsificate, posso farvi con le fotografie qualsiasi ragionamento oggi con Photoshop che voglio sostenere. Quindi è molto importante utilizzare durante un momento di studio, e voi farete un viaggio di studio, utilizzare tante fonti diverse. Quindi esistono testimoni, persone fisiche, prigionieri, ex prigionieri detenuti ad Auschwitz, che parlano ancora, che sono vivi, che sono una fonte molto importante perché hanno visto e possono raccontare quello che hanno visto. Va messo a confronto con documenti cartacei, e quando si parla di documentazione d'epoca bisogna sempre stare attenti chiaramente chi ha prodotto quella documentazione e per quale scopo. Perché dopo magari parliamo di alcuni documenti che vi farò vedere e ne parliamo anche chi ne parla, in che modo, di una deportazione. Il punto di vista di un poliziotto è uguale a quello del detenuto? Probabilmente no. Quindi chi descrive un determinato evento storico è molto importante quando si legge un qualsiasi documento. Fotografie, chiaramente chi scatta una foto ha una intenzione, fa un taglio, esclude determinate cose dalla fotografia che sta per scattare, eventualmente la ritocca anche. Comunque sceglie cosa e come fotografare, è importante sapere chi è il fotografo. E anche i luoghi sono quindi una possibile fonte che va messa a confronto con le altre. Sono testimoni, noi diciamo spesso, che rimangono, le persone fisiche non rimangono, i luoghi fisici sono molto importanti, è importante conservare questi luoghi perché possono raccontare un sacco di cose. Bisogna prendersi il tempo, voi vi prendete qualche giorno, bisogna andare piano, bisogna possibilmente anche tornarci, secondo me, in luoghi così importanti e così complicati che offrono moltissime possibilità di riflessione su quello che è successo durante la seconda guerra, ma anche su quello che succede oggi. Quindi quando noi andiamo in questi luoghi, delle volte il luogo è anche una trappola, ci può anche indirizzare verso un pensiero sbagliato. Questa è un'immagine che voi conoscete, qualcuno di voi
è già stato o stata ad Auschwitz? Conoscete già, avete già visitato qualcuno dei presenti? No. Okay. Però questa immagine l'avete vista sui giornali intorno al 27 gennaio, giorno della memoria, che tutti i giornali qualcosa pubblicano. Bene. Quindi voi sapete delle cose su Auschwitz, anche se non ci siete ancora stati. Cosa suggerisce questa foto? L'abbiamo fatto durante una visita con gli studenti. È una delle, se voi ci andate nel mese di settembre-ottobre, quindi una stagione diversa e saranno una condizione meteo diversa. Quando noi ci andiamo durante l'inverno c'è molto freddo delle volte, o c'è molta neve. Quindi la prima cosa, il primo pensiero empatico che viene al visitatore, qual è? Chissà quanto hanno sofferto il freddo i detenuti che non avevano la giacca che ho io oggi, che non hanno fatto la colazione che io ho fatto stamattina, ma che dovevano, eccetera, eccetera. In realtà è una prima trappola, un primo pensiero sbagliato, dopo ne parliamo meglio, perché la maggioranza delle persone arrivate in questo luogo non ha sofferto il freddo, perché morivano immediatamente, non facevano in tempo a soffrire il freddo. La maggioranza non ha sofferto la tortura, perché non facevano in tempo. La maggioranza non ha avuto fame, perché non ha mai fatto in tempo, perché questo luogo è stato costruito per persone che venivano uccise nel momento dell'arrivo. Ma automaticamente, quindi, io penso a quella piccola minoranza, i sopravvissuti, che quelli sì hanno sofferto il freddo, hanno sofferto la fame, hanno sofferto la tortura, ma non è questa la caratteristica di Auschwitz. La caratteristica è che quando si arrivava, poco dopo arrivava il momento della morte per queste persone. Quindi il luogo va anche ascoltato con calma e va messo a confronto con altre informazioni, perché se tu vai solo e guardi solo il luogo ti può anche portare in una direzione di pensiero sbagliata. Un'altra cosa, voi andate in Polonia, ma non è un campo polacco. Ogni anno, il giorno dopo il 27 gennaio, anniversario della liberazione di Auschwitz, che in Italia viene molto commemorato, ci sono tante pubblicazioni, di solito qualche giorno dopo l'ambasciatore polacco protesta presso qualche giornale italiano dicendo: guardate, avete scritto di nuovo quest'anno i campi polacchi liberati, erano campi tedeschi nazisti in un territorio che oggi è Polonia, ma non erano campi polacchi. Quindi anche quando noi ci andiamo, anche quando noi portiamo dei gruppi a visitare Auschwitz, in certo senso facciamo anche sempre un mezzo torto alla Polonia, perché andiamo lì, ci focussiamo su un unico argomento e per forza di cose non si può sempre studiare tutto nello stesso momento. Della storia polacca in realtà ce ne occupiamo pochissimo, quindi anche in certo senso una ingiustizia rispetto alla ricchissima e importante storia polacca, che ha moltissimi collegamenti anche con la storia italiana, con la storia di Reggio Emilia, visto che l'inno nazionale polacco è stato scritto a Reggio Emilia. E ci sono diverse, visto che c'è stata una armata polacca che ha combattuto in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, che ha liberato la città di Bologna, per esempio, ragazzi polacchi. Quindi ci sono, anche per quanto riguarda la storia contemporanea, molti collegamenti, ma non ci occupiamo o quasi di storia polacca. Altra difficoltà, voi siete forse fortunati che è finito già l'estate, non ci sono più le vacanze estive. Delle volte qua vedete la stessa immagine dell'ingresso di Auschwitz, dopo saremo più precisi quale ingresso di quale Auschwitz, ma ci arriviamo fra mezz'ora. Questa elaborazione grafica che ci fa vedere Auschwitz come Luna Park, come
divertimento? Perché spesso Auschwitz non viene studiata, e è una struttura che non viene guardata con calma, ma viene visitata appunto come il museo dell'orrore o come un qualsiasi luogo turistico. Fanno l'inverno, delle volte fanno la strada dei presepi o i luoghi del Papa Giovanni Paolo II, e ci mettono in mezzo anche, già che ci siamo lì vicino, invece di, non so, un altro museo, un'altra chiesa, andiamo a visitare. Così non funziona, a nostro avviso. Bisogna fare queste cose con calma, bisogna leggere degli altri documenti, vedere altri luoghi, metterlo in un contesto per capire davvero, se no uno va lì e dice: oddio, questi qua erano pazzi, gli assassini, questi qua erano dei poverini, le vittime, mi sento pietà per le vittime. Ma un viaggio di studio non ha lo scopo né per dire erano pazzi gli assassini, anche perché non lo erano molto ragionevoli, molto razionali, e anche dire sento pietà verso le vittime è un sentimento nobilissimo, ma non è questo lo scopo di un viaggio di studio. Questo non mi aiuta a capire come ha potuto funzionare, come funzionava, come sono riusciti a fare una cosa molto difficile i nazisti tedeschi, e cioè far funzionare Auschwitz e mettere in atto uno sterminio industrializzato. Quindi anche la visita turistica è da evitare. Noi ci mettiamo nei nostri viaggi, quindi visite normalmente abbastanza lunghe, e non solo vedere e andare via immediatamente. Poi sono luoghi che hanno diverse storie, hanno spesso delle storie anche prima della guerra, hanno storie anche dopo, hanno una storia fino a oggi. Auschwitz è un luogo che viene spesso anche utilizzato dalla politica. I colleghi che lavorano al museo di Auschwitz, prima di spostare una foglia, devono ragionare e riflettere molto bene, perché i riflettori del mondo sono addosso a questo luogo, che è un luogo molto importante, molto sensibile. Se uno si prende appunto il tempo per guardarlo, incredibile. E la stratificazione, come su questa elaborazione grafica del luogo, vale anche per gli esseri umani, quelli che ci sono stati, le persone che ci sono state, che magari nell'armadio hanno sì delle camicie come le nostre, ma sotto spesso le persone portano con sé altre storie. Questo vale per gli anziani, ma vale anche per la seconda, per la terza generazione. Noi abbiamo avuto la fortuna in questi anni di conoscere molte persone che sono state nei campi di concentramento, nei campi di sterminio. Conosciamo anche in tanti casi familiari, e vediamo che questa storia non è finita con la liberazione di Auschwitz o con la fine della guerra, ma è una storia che rimane nella nostra comunità, è una nostra storia, e questa stratificazione per noi è molto importante capire e vedere, e non guardare solo il primo strato. Quindi stasera e tutto il viaggio è un po' indirizzato in questo senso qua, non tanto per ricordarsi dopo che il 7 ottobre del 1944 oppure è successo questa cosa, o in maggio 43 hanno deciso, non ha importanza molto, secondo me, sapere delle date a memoria, quello che potete sempre vedere online o nei vari libri che ci sono, ma vedere che c'è questa storia che fa parte della nostra storia, che ci sono questi luoghi che sono i nostri luoghi, che ci appartengono e che sono da frequentare e che sono da guardare, e che studiare storia è complicato perché spesso non si vede al primo impatto quello che ci interessa, ci sono stratificazioni, tutto questo. A noi sta a cuore quando andiamo a visitare questi luoghi.
Altra cosa molto importante per noi, che andiamo a studiare persone oltre che luoghi. Quando parliamo di storia non è mai un evento astratto, che può sembrare, delle volte così, quando si leggono i libri. Bisogna sempre ricordarsi che tutte queste cose riguardano persone come noi. Un esempio che a noi è diventato molto caro è la Beatrice Ravà. Non so se chi di Reggio riconosce il luogo, questo, conoscete il Palazzo della Banca, che è stata costruita pochi anni prima di questa foto, quindi all'epoca era anche un po' di moda di farsi fotografare, questo è il simbolo della modernità. E la signora Ravà è una di quelle reggiane uccisa da Auschwitz. Questa signora, la persona molto di condizioni economiche molto modeste, non aveva nessun tipo di potere. Nei dati di arresti c'è scritto anche di condizione modesta, una signora anche fisicamente molto piccolina e già anche anziana per quei tempi. Dovete immaginare quindi il percorso che fa questa persona, perché noi diciamo hanno fatto Auschwitz, hanno ucciso X milioni di esseri umani, di persone, i nazisti hanno fatto, gli ebrei sono stati. Avevano tutti dei nomi, avevano tutti dei visi, avevano tutte delle vite, avevano delle famiglie, avevano dei mestieri, avevano delle passioni, degli hobby. Beatrice Ravà abitava, forse qualcuno di voi che qualcuno di Reggio sa anche dove abitava, perché da qualche anni c'è un piccolo segno davanti alla sua casa per ricordare la sua vita, per non studiare solo la morte, fare piacere ai nazisti di occuparci solo della morte di queste persone, ma queste persone avevano una vita. Beatrice Ravà abitava qui in centro storico, viene arrestata in casa sua nel 1943 dalla polizia della questura di Reggio Emilia e viene portata in carcere qua a 100-200 metri, San Tommaso dietro al Coin, il vecchio carcere fra via Emilia e via Roma, in quella zona lì, chi è di Reggio probabilmente lo conosce. Ci sono le sue impronte digitali nell'archivio del carcere ancora. Da lì viene portata al campo di transito a Fossoli, provincia di Modena, e prima ha un altro spostamento all'interno della città di Reggio, un altro luogo di reclusione, poi finisce a Fossoli e poi viene deportata verso Auschwitz il 22 febbraio del 1944. Fa 4 giorni chiusa in un vagone. Arriva il 26 di febbraio del 1944 e viene uccisa all'arrivo, perché non è, nel senso nazista, utile, sfruttabile per il lavoro. E questo, quindi, guardando questa immagine di Reggio Emilia, guardando questa reggiana, vedremo fra qualche minuto altre foto di altre persone anziane, ci fa anche capire la politica del razzismo tedesco-nazista, perché colpivano queste persone che chiaramente né come potere economico né potere politico né come pensiero politico potevano essere un pericolo per il Terzo Reich tedesco, ma appunto l'approccio razzista non perdona, non lascia scappare neanche una signora come la Beatrice Ravà. Quindi storie di persone, però anche dall'altro lato, perché la Beatrice Ravà non viene arrestata
era un'iniziativa privata di un poliziotto. Viene arrestata perché c'è un ministro interno della Repubblica Sociale Fascista Italiana che manda un telegramma che lei e tutte le altre sono da arrestare. Quindi ci sono persone anche in Italia, sia da una parte, gli italiani, sia dall'altra parte. E quindi il ministro Buffarini Guidi è quello che il 30 novembre dà l'ordine a tutte le questure di arrestare, 30 novembre 1943, di arrestare tutti gli ebrei. Quindi dopo un lungo percorso di esclusione, dopo anni di leggi razziali fasciste fatte dal governo Mussolini, firmate dal re, che vietavano tante tante cose agli ebrei italiani, con l'occupazione tedesca e con la seconda fase del governo fascista, del governo di Mussolini, arriva anche proprio l'arresto e la deportazione di queste persone, come la Beatrice Ravà, appunto, grazie al telegramma, grazie alla politica di Buffarini. Quindi è importante vedere sempre le persone, tenere presente che abbiamo da tutte le parti persone. La storia non si fa perché è prevista da qualche parte che deve andare così, è sempre una questione di scelte, di decisioni. In qualsiasi momento della storia, la storia noi la guardiamo come storia, ma quando è presente, quando si sta muovendo, quando ancora non è scritto sui libri, ma si sta muovendo il tempo, ci si va sempre da una parte o dall'altra parte, perché persone decidono che facciamo questo, che andiamo in questa direzione, che la nostra società si deve muovere in questa direzione. Non accadono casualmente le cose, ma dopo scelte politiche, dopo decisioni. Un esempio di altri due reggiani, Benedetto Melli e la sua moglie, Lavinia, abitavano in via Emilia, San Pietro, avevano un negozio, avevano un figlio che studiava a Reggio Emilia, che fa il liceo classico dell'Ariosto, frequenta, ha la sfortuna di dare la maturità nell'estate del 1938 e in autunno, anche se lui era il migliore della classe, non può andare all'università perché gli ebrei sono esclusi e vietato dal 1938 in Italia lo studio. Ma c'è un paese qua vicino, se la Beatrice Ravà era abbastanza povera, i Melli erano abbastanza benestanti, mandano il figlio in Svizzera perché lì può studiare. Loro rimangono qui, il figlio, 18enne, 19enne, va a studiare in Svizzera. Quindi fanno una scelta di protezione del figlio, per garantire un futuro al figlio, per dargli una possibilità di qualificarsi, di studiare, di imparare qualcosa. Il problema è che dopo alcuni anni arriva appunto il telegramma del ministro di prima, e non possono più rimanere in via Emilia, non possono più aprire il loro negozio ogni mattina. La decisione più naturale verrebbe forse anche a noi: dove vai? Che tentativo fai per salvare te stesso e la moglie? Vai dove c'è già tuo figlio, vai in Svizzera, hai già un collegamento. Loro ci provano, ma vengono arrestati dalle guardie di frontiera. Non riescono, si portano fino a questo luogo qua, Porto Ceresio. L'acqua qui davanti è acqua italiana, l'acqua lì in fondo è acqua svizzera. Non so se vedete bene la differenza. Gli alberi da questo lato sono alberi italiani, gli alberi di là sono alberi svizzeri. Qua ti ammazzavano, là no. Sono pochi metri, l'acqua è uguale, gli alberi sono uguali, ma la politica appunto non era uguale. Loro tentano di portarsi dalla parte della salvezza verso il figlio, ma non ci riescono, vengono arrestati, vengono portati in carcere prima a Varese, poi a Reggio Emilia, poi a Fossoli, poi a Auschwitz, e all'arrivo ad Auschwitz vengono
uccisi perché hanno già 50 anni, c'è cioè gente che non serve più a niente nella logica dei nazisti. Hanno avuto la sfortuna di incontrare delle guardie di frontiera che li arrestano e li mandano a morire. Ma c'erano altre guardie, altri finanzieri italiani, come questi due esempi, Domenico Amato e Tullio Centurioni, che hanno invece una testa, un cuore, una coscienza, che anche se hanno imparato una vita, che devono controllare la frontiera, nel momento che c'è gente che ha bisogno, lasciano passare le persone. Sono due finanzieri riconosciuti dallo Stato di Israele come giusti fra le nazioni, cioè il riconoscimento più nobile, più alto che uno possa avere in Israele, esclusivamente rilasciato a non ebrei, che hanno salvato ebrei nel momento che era in pericolo la loro vita. Quindi questi qua aiutano a ebrei italiani di portarsi in Svizzera. Alla fine lo pagano loro con la vita perché vengono scoperti, arrestati, uccisi. Ma sono esempio appunto di scelte, anche se la maggioranza delle persone perseguitate non incontra le persone che aiutano, ma incontra persone che tradiscono, che denunciano, che arrestano, che uccidono. Forse avete qualche volta letto sui giornali del 16 ottobre 1943 a Roma l'arresto degli ebrei di Roma, il grande rastrellamento nel cosiddetto ghetto di Roma. Più di 1000 romani vengono arrestati e deportati verso Auschwitz. Poi Roma, alcuni mesi, pochi mesi ancora di occupazione tedesca, viene liberata poi nell'estate 1944, in giugno. Quindi sono praticamente 6 mesi, non molto di più, e da Roma vengono in questi 6 mesi altri 1000 ebrei, il numero è quasi identico, dopo denunce dei loro vicini di casa. Quindi è vero che i 1000 del ghetto del 16 ottobre sono iniziativa delle SS tedesche che vanno ad arrestarli nelle loro case, ma ci sono tanti altri che si sono nascosti, e pian piano altri italiani, altri romani denunciano, qua una famiglia, qua una coppia, lì alcuni ragazzi nascosti, e così altri 1000 vengono in un certo senso deportati o comunque avviati verso la deportazione dai loro vicini di casa. Quindi non tutti hanno la fortuna di incontrare dei giusti fra le nazioni, molti incontrano invece porte chiuse, persone non disposte ad aiutare. Qui in Emilia un esempio molto bello invece è Francesco Vecchione, che lavora in questura Modena, dove ricevono, come nelle altre questure, il telegramma del ministro, il circolare del ministro cui ho parlato prima, 30 novembre, e dovrebbe arrestare tutti. La questura di Reggio lo fa, Beatrice Rava viene arrestata, c'è un capo di casa, Antonio, capo di casa, un maresciallo che va ad arrestare con altri poliziotti a Reggio Emilia gli ebrei reggiani, come la Beatrice, che di Reggio lo sa, a Reggio Emilia non c'è più comunità ebraica, abbiamo una sinagoga che è un luogo di cultura ma non è più un luogo di culto, diciamo. A Modena c'è ancora una comunità, e uno dei motivi è questo signore che nel momento dell'arresto non fa quello che nella logica fascista avrebbe dovuto fare, ma va a allertare alcune famiglie degli ebrei modenesi annunciando il rastrellamento imminente, e quindi possono salvarsi. Lui non fa l'eroe, non fa il disertore, non abbandona le file della questura, non fa l'eroe partigiano, fa semplicemente il suo lavoro in questura. Ma nel momento decisivo, che deve fare una scelta importante, ha un senso evidentemente di giustizia e ingiustizia,
ha la capacità di ascoltare la sua coscienza, che fa questa scelta di avvertire le persone e alla fine quindi di salvare queste persone. Francesco Vecchione è una persona molto importante, una persona poco conosciuta, in realtà secondo me è un bellissimo esempio come anche nelle situazioni più difficili hai sempre la possibilità di scegliere di comportarti in modo umano o no. Anche se la propaganda, qua una vignetta del 1940, anche se la propaganda appunto a tutta la società italiana tentava di insegnare, fra virgolette, tutto un altro ragionamento, tutto un altro comportamento, questa è una vignetta del 1940. Nel 1940 lo sterminio degli ebrei non era in atto. I nazisti non avevano ancora costruito i campi di sterminio. Quindi questa è proprio una fantasia, se vogliamo, una ideologica, come i fascisti italiani, anche al di là di quello che facevano i nazisti tedeschi, ci auguravano, come ci ricorderemo degli ebrei nel 2000, vedete un disegno che nella testa dei fascisti doveva rappresentare il tipico ebreo sotto alcol in laboratorio come ricordo di una brutta razza estinta da uomini di grande genio. Questa è quindi la politica che fanno i fascisti in quegli anni e che porta a risultati come appunto la Reggio Emilia. Dopo queste scelte non esiste più comunità ebraica, questi sono i nomi di alcuni ebrei uccisi da questa persecuzione, questi sono quelli uccisi ad Auschwitz. Lavorando in questi anni abbiamo scoperto anche noi un pochino un altro capitolo, non ci abbiamo pensato anche noi per tanti anni. In realtà ci sarebbe da aggiungere dei nomi, perché alcuni, anche alcuni ebrei reggiani, hanno tentato di sottrarsi alla resta, si sono nascosti, ma sono poi morti nel loro nascondiglio. Non avevano più assistenza medica, quindi un diabetico che non ha più l'insulina, uno che ha polmonite ma non ha più nessun tipo di medicina, quindi ci sono anche altri nomi in realtà che sarebbero da mettere su questo elenco delle vittime, qua parliamo solo di Reggio Emilia, ma vale anche per le altre città, di italiani che sono morti nel loro nascondiglio, ma sono a nostro avviso alla pari vittime della persecuzione, perché in una società normale, con una vita normale, morivano nelle cantine dove si dovevano nascondere. Però non ci sono solo gli assassini e le vittime. Gli assassini e le vittime sono solo una piccola parte della società. Voi tutti conoscete, immagino, un deportato famoso italiano che è stato deportato ad Auschwitz, che Primo Levi, e che in Italia credo in tutte le scuole si legge prima o poi se questo è un uomo. E casualmente, per noi di Reggio Emilia, è una fonte importante perché Primo Levi viene deportato nel treno che parte il 22 febbraio 1944 da Fossoli. Casualmente è lo stesso treno dove stanno dentro gli ebrei di Reggio Emilia. Gli ebrei di Reggio Emilia muoiono, Primo Levi sopravvive, torna a casa, scrive, porta testimonianza, e la sua testimonianza, quindi per noi reggiani, per voi reggiani, è importante, una fonte importante per immaginare come sarà anche andato il viaggio della Beatrice Ravà, per esempio, o dei coniugi Melli. Ma appunto non esistono solo le vittime che vogliamo ricordare e commemorare, non esistono solo gli assassini che vogliamo nominare e vogliamo indicare la loro responsabilità, ma esiste anche la stragrande maggioranza della società che sta in mezzo a fare niente. E nell'archivio
comunicati c'è questa fattura della ditta Valenti, un'azienda di autotrasporti che in data 29 febbraio 1944, 22esimo anno della gloriosa era fascista, fa la fattura numero 30 e indica come oggetto noleggio d'autobus per servizi agli ebrei, perché li hanno portati al Fossoli, non c'è stazione ferroviaria, li hanno portati dal campo di Fossoli alla stazione di Carpi e da Carpi vanno ad Auschwitz a morire. Per trasporto internati, come dicono, campo di concentramento Fossoli alla stazione di Carpi, il servizio è effettuato con le rispettive corse dagli autobus. Primo autobus è l'Alfa Romeo Targa 7208, due corse. Secondo mezzo, sempre un Alfa Romeo con una targa diversa, 11209, tre corse. Una Lancia, tre corse, un secondo mezzo Lancia, tre corse e con un Fiat 62 fanno quattro corse totale, 15 corse, lire 4500. Beatrice Ravà stava a Fossoli. Arriva questo pullman. Lei è montata, Primo Levi, lei, altre 600 persone circa, sono salite su questo pullman. L'autista del pullman ha una sua parte nella responsabilità della Shoah. Cosa ha raccontato la sera, quella sera lì del 22, quando è andato a cena a casa? Avrà raccontato a casa, ma oggi ho effettuato un servizio un po' strano. Quando ho fatto il rifornimento di combustibile, di benzina, cosa avrà detto? Come l'ha consumato? Perché devo fare rifornimento? Il proprietario della ditta, l'auto noleggia, fa dei affari, fa il suo mestiere. Probabilmente sarà stata una donna, la segretaria, che ha battuto a macchina questa fattura. C'è stata una persona che ha emesso regolare fattura, come si dice, per questo servizio effettuato. C'è stato anche un bancario che ha fatto il bonifico perché è stata pagata la fattura. Normalmente erano i comuni che sequestravano i beni degli ebrei e da questi soldi venivano pagati la deportazione alla fine. Dovevano pagare la propria deportazione alla fine questi cittadini. Però appunto questa fattura per me è molto importante perché fa capire che non c'è solo, io non sono una vittima della deportazione, non sono come gli ebrei che sono morti ad Auschwitz, e io non sono un nazista o fascista, non sono come quelle guardie che ammazzavano. Quindi è storia per me in un certo senso lontana, non è la mia. È difficile che io mi possa mettere nei panni di queste persone. Ma la segretaria, il bancario, l'autista sono persone come me. Cosa farò io quando sarò in questa loro situazione che devo emettere una fattura o fare un servizio? Come si reagisce? Che scelte facciamo? Che responsabilità mi posso assumere? Quindi anche questo durante un viaggio ad Auschwitz, quindi bisogna stare attenti di non pensare solo all'assassino nazista come mostro, ma in mezzo che lui, perché lui possa diventare assassino, servono le segretarie, i bancari, gli autisti, eccetera, eccetera, altrimenti non funziona. Voi abitate a Cracovia in quei giorni e quindi vedete un po' il percorso che farete, la strada dall'Italia verso Cracovia, vedete il centro storico qui di Cracovia, la città ormai cresciuta intorno, col fiume, l'ho visto là intorno, e a Cracovia, che ha tante
tracce di storia che aveva, che ospitava tante culture, andrete a visitare, visto che questo è il tema del viaggio di studio, anche alcuni luoghi dell'ebraismo europeo, dell'ebraismo polacco. Avrete le guide che vi spiegheranno tutto. Secondo me, appunto, non è tanto importante imparare a memoria, ma capire dei meccanismi e stare attenti, prendersi il tempo anche per scegliere le parole giuste. Kazimierz è il quartiere tradizionale, dal 1300, tradizionale quartiere degli ebrei di Cracovia. Casimiro, grande, da lì il nome del quartiere, dava la possibilità agli ebrei a prendere residenza, quindi esiste questo quartiere che andrete a visitare, ci sono diversi luoghi che raccontano la storia degli ebrei di Cracovia. Probabilmente avete visto il film Schindler's List, immagino. Tanti l'hanno visto, un film famoso, anche se ormai è un po' datato, ma l'abbiamo visto in tanti. Quindi questo è il quartiere dove il film è stato girato. Fanno vedere tante scene, fanno vedere tanti luoghi che stanno dentro alla storia di Cracovia. Questo è invece un altro luogo che anche questo si vede nel film, e spesso nella fretta di una visita turistica vengono, smescolano le terminologie, per voi è chiaro la differenza fra un quartiere ebraico e un ghetto, o in generale fra un quartiere e un ghetto. Un quartiere, delle volte persone della stessa cultura si mettono ad abitare nella stessa zona e quindi diventa un quartiere, da Little Italy negli Stati Uniti a un quartiere ebraico o non so di quale paese, di quale cultura si possono mettere a vivere insieme nelle stesse strade le persone. Un ghetto non è un luogo scelto per vivere insieme, quindi il ghetto di Cracovia non è un luogo ebraico, è un luogo nazista. Spesso nel linguaggio turistico, quando ti fanno la visita guidata alle città in 45 minuti, si perdono queste differenze molto importanti. Chiaramente diventa in un certo senso un luogo ebraico, perché per diversi anni, dal 41 al 43, ci vivono decine di migliaia di ebrei in modo osceno, messi in pochissimo spazio, costretti a vivere in situazioni terribili, ma è un luogo in realtà della violenza nazista e di un primo approccio allo sterminio, non è un luogo ebraico. Qua sono alcune immagini che rivedrete fra qualche giorno quando sarete lì. Questa è la piazza d'ingresso prima del ghetto, dove hanno da alcuni anni questa installazione delle sedie, perché la sedia era il mobile forse più importante e più possibile anche da portare per tutti, perché nel momento che dovevano trasferirsi dal quartiere tradizionale in questo piccolo ghetto, non è che potevano chiamare il camion, fare con calma trasloco e portarsi tutto, perché tanto nel ghetto stavano in modo comodo, avevano pochissimo spazio, pochissimo tempo, una restrizione su quello che potevano portare, e quindi visto che una sedia serve a tutti, dormire, ma che vada si può dormire anche per terra, però sedersi ogni tanto, che tu non hai solo la possibilità di stare o in piedi o sdraiato per terra, la sedia è una cosa molto importante. Quindi c'è questa foto storica degli ebrei, alcuni ebrei che si stanno incamminando verso, in modo non volontario, verso il nuovo ghetto di Cracovia. C'è questa ragazza anche
come altri che portano una sede, perché è quello che riescono a portare ed è quello che è molto importante. Poi c'è un altro campo di concentramento, di lavoro e di concentramento che si vede molto in Schindler's List. In Schindler's List non si vede tranne in una scena, credo, mai Auschwitz. Quello delle volte facciamo, si fa un po' di confusione e si pensa che Schindler's List parla di Auschwitz. Non parla di Auschwitz, parla di questo campo di concentramento e lavoro in periferia di Cracovia, Płaszów, dove adesso ci sono poche tracce, ci andremo, ci andrete, ho visto nel programma anche questa volta, perché alcune tracce in realtà ci sono, con una buona guida, si possono vedere questi luoghi, non solo questo grande monumento che adesso c'è, dove era il cuore, diciamo, di questo campo di concentramento in periferia di Cracovia, ma ci sono ancora qua, vedete per esempio una foto del comandante del campo, Amon Goeth, che aveva l'abitudine, si dice, o comunque varie volte giocava a battere dal balcone, che poi il balcone di questa casa, la casa sua, la casa del comandante c'è ancora, ad abbattere singoli detenuti, prigionieri, per divertimento, per allenarsi, tiro col fucile. Ci sono altre strutture del campo ancora in piedi, poche, però si può con una mappa e con una guida vedere anche questo campo di concentramento che non è Auschwitz. Quindi veniamo invece alla parte centrale della vostra visita, alla visita del, come si dice normalmente, del campo di concentramento di Auschwitz. E vediamo se questa terminologia è giusta, o meglio, vedremo che non è giusta. Tutti avete già visto, letto qualcosa su questo campo di Auschwitz? Conoscete delle persone che sono state ad Auschwitz come prigionieri? Un nome abbiamo nominato prima, che conoscete, immagino tutti, Primo Levi. Avete conosciuto o sentito, avete presente altri nomi? Ok. Altri nomi? Sì. È vero. È anche abbastanza conosciuta. Forse più di lui. Sono italiani che sono stati deportati ad Auschwitz e spesso si fa confusione fra questi deportati che da parte dei nazisti venivano classificati in modo diverso, venivano come dicevano i nazisti, selezionati se dovevano vivere ancora un po' lavorando come schiavi o se dovevano essere uccisi immediatamente. Quindi per non far confusione o non per non farvi illudere di vedere delle cose che poi non si vedono, cominciamo, non mi piacciono le gerarchie in generale, la storiografia assolutamente no, e quindi non è che un campo è più importante dell'altro, o non lo so se è opportuno dire che un campo è più orribile dell'altro. Auschwitz però ha una sua caratteristica che non ha nessun altro luogo, mentre altre caratteristiche di Auschwitz si possono vedere anche in altri luoghi, quindi non fraintendetemi. Mi dispiace che vengo registrato quando dico queste cose. Cominciamo dal campo, tutti i familiari e studiosi di Primo Levi mi perdonino, dal campo forse meno importante in un certo senso, che è Auschwitz III. Se voi guardate questa fotografia aerea,
del giugno 44, vedete che gli alleati avevano individuato diversi campi ad Auschwitz. Ad Auschwitz non c'era un campo, ma c'erano diversi campi grandi e c'erano anche non solo tre campi grandi che adesso vi faccio vedere, che andrete anche a visitare, ma c'era anche un altissimo numero di piccoli campi distaccati satellite. Noi ci concentriamo su tre campi. Poi cosa vuol dire campo? Cosa vuol dire la parola campo? Qua c'è Auschwitz 3, che se vedete questo piccolo rettangolo è il campo nel senso stretto, cioè l'accampamento dove le persone, i detenuti, i prigionieri dovevano dormire, in questa piccola zona. Mentre potete riconoscere bene questa grande, questo rettangolo, tutto a scacchiera, con... che è preso da Google Earth, oggi si presenta così, e dove c'erano le baracche, il piccolo accampamento Auschwitz 3, dove doveva dormire Primo Levi, non c'è più niente, non ci sono le baracche, dove stava Primo Levi non c'è nessun museo, quindi non ci sono le visite guidate nei luoghi di Primo Levi. Lui è stato ad Auschwitz 3, doveva dormire qui e doveva lavorare qui, forse vi ricordate, era un chimico, questa è una grande fabbrica chimica, la Germania aveva durante la conduzione della guerra diversi problemi delle risorse naturali, avevano un grande bisogno, immaginate l'esercito tedesco, di gomma sintetica per le gomme, di tutti i mezzi militari, e di benzina sintetica, perché avevano chiaramente problemi, la guerra del petrolio esisteva già allora. E quindi hanno in diversi luoghi, anche in questo paese, Auschwitz, in tedesco Auschwitz, fatto questa grande fabbrica della IG Farben, nel dopoguerra poi diventa Bayer, Höchst e Bass, la IG Farben, il colosso chimico tedesco di allora, gestisce questa grande fabbrica chimica che tuttora oggi è fabbrica, quindi non è visitabile, e questo piccolo campo dove stavano nel giro degli anni decine di migliaia di prigionieri. Uno di questi era Primo Levi, che appunto doveva, questa è una mappa del campo 3, Auschwitz 3, in località Monowice, Monowitz in tedesco, questa è la grande fabbrica dove ha lavorato lui. Ci sono passati circa 35.000 di prigionieri solo in questo campo di lavoro. Funzionava bene dal punto di vista nazista il fatto di avere anche lì prigionieri ebrei qualificati, come Primo Levi, che dovevano lavorare, perché chiaramente la minaccia permanente era la uccisione nel campo vicino, nel campo di sterminio di Auschwitz, nel campo 2. Quindi vado avanti torniamo su questa fotografia. Quindi il campo 3, ripeto, non si dovrebbe fare queste gerarchie, è un campo di lavoro nazista, quindi le condizioni di vita, di lavoro, di alimentazione, di repressione, vedrete quando sarete lì, quando le guide ve lo racconteranno, qualcosa avrete già letto. Però vedete sopra che c'è scritto un Auschwitz 1, e in alto invece Birkenau Auschwitz 2. E come si arriva a fare questi due campi? Sarà l'ultima parte dell'intervento, perché questi invece sono campi, in particolare il campo 2, invece che non esistono da altre parti e che la storia umana in questo modo non ha mai visto. Ed era un grande problema sia per gli alleati,
sia per le vittime stesse, per tutti quelli che volevano fare qualcosa contro questi impianti, di immaginarsela, perché se una cosa non c'è mai stata, fai fatica a crederci, fai fatica a immaginarti una cosa di questa portata, che è una frattura con tutto quello che nella storia dell'umanità abbiamo finora fatto, con tutte le violenze, dittature, guerre, tutto quello di brutto che c'è stato nella storia umana. Questa è nuova, questa è davvero una cosa difficile da capire. Auschwitz 1, Auschwitz 2, cosa fanno? Che politica, quindi bisogna un attimo tornare indietro per capire come fanno, non solo fra virgolette il normale campo di lavoro Auschwitz 3, Monowitz, dove è stato prima Levi, ma come fanno Auschwitz 1, Auschwitz 2? Senza adesso fare tutta una introduzione sulla storia tedesca, i nazisti tedeschi sono prima un movimento, poi un partito, che vengono invitati dal capo dello Stato tedesco a governare, quindi con metodi democratici arrivano a governare la Germania. E che politica hanno verso gli ebrei tedeschi? Che politica fanno i nazisti tedeschi contro gli ebrei tedeschi? In Germania c'è una piccola percentuale di cittadini ebrei, come in molti paesi. E come si comportano i tedeschi nazisti con gli ebrei compatrioti? Non sono stati eletti, perché dall'inizio hanno detto il nostro progetto è che sarebbe uccidere una percentuale della nostra popolazione. Una società come la tedesca, la società tedesca degli anni 20, anni 30, non è proponibile una idea politica di questo tipo. Non ti votano se fai propaganda per la uccisione di una parte della popolazione. La politica dei nazisti era semplicemente, visto i problemi dopo la prima guerra mondiale, visti i problemi economici durante gli anni 20, con noi nazisti tutto andrà meglio se eliminiamo, non fisicamente, ma se mandiamo via i parassiti che sono responsabili per i problemi economici. I problemi economici ci sono. Chi è il responsabile? Certamente non noi stessi, non ti vota nessuno, ma gli altri sono la minoranza. Quale soluzione? Mandiamola via questa minoranza. La Germania sarà più bella, più forte, senza loro. Quindi bisogna fare a meno di questa minoranza, di questa parte della società. Quindi la politica nazista non era affatto mirata alla uccisione degli ebrei tedeschi. Quando fanno degli arresti i nazisti tedeschi, arrestano l'avversario politico, il comunista, l'anarchico, il sindacalista, il socialdemocratico, il prete di base, il cattolico che non si piega al nazismo, ma mica arrestano gli ebrei, assolutamente no. Forse qualche comunista era anche ebreo, quindi però viene arrestato come comunista, non come ebreo. Cosa fanno invece con gli ebrei tedeschi in Germania? Fanno una politica di restrizione della loro vita, quindi divieti, centinaia di decreti, circolari, leggi che dal 33 al 39, quindi prima della guerra, i nazisti potevano mettere le mani addosso solo agli ebrei in Germania, non in Italia o in Russia o non solo in Francia. Prima del 39, quindi fanno una politica esclusivamente impostata a cacciare vivi gli ebrei della Germania. Quindi ti rovino la vita, divieto di possesso di determinati beni, di attività economica, di studiare, fino a avere un telefono, mangiare cioccolata, andare allo stadio, andare in piscina, andare in parco, tutto. Ti rovinano la vita. E come reagisce una famiglia se ti rendono impossibile la vita? Vai via. Da quando esiste la storia dell'uomo, quando la vita non gira più, si tenta di cambiare paese.
serve un paese dove andare, piccolo problema anche all'epoca per gli ebrei tedeschi, perché molti paesi si rifiutavano di accogliere gli ebrei tedeschi. Comunque, importante, non c'era il piano dello sterminio e non c'era fino alla guerra sterminio in atto. La comunità tedesca, la comunità ebraica tedesca, è relativamente piccola. I nazisti sono abbastanza contenti perché la soluzione politica, fare leggi che rovinano la vita agli ebrei e così gli ebrei se ne vanno, in Germania funziona abbastanza bene. Gli ebrei tedeschi sono abbastanza benestanti, certamente non tutti, ma come media, come livello di vita, e sono relativamente pochi, così funziona l'approccio politico fuori voi dalla Germania. Molti se ne vanno. La Germania però non finisce qui. La storia della Germania, la storia della Shoah. Ma nel 1939 cambia tutto, perché la Germania inizia la Seconda Guerra Mondiale. Aggredisce come primo paese la Polonia. E la Polonia è un'altra storia, è un'altra comunità ebraica. Ha una comunità ebraica prevalentemente povera, non sono pochi, sono milioni, e ormai non sono pochi i paesi che accolgono, non li vuole più nessuno questi. Quindi la situazione è assolutamente drammatica per gli ebrei polacchi dopo l'occupazione tedesca nazista, dopo il 1939, quando la Germania nazista incomincia la Seconda Guerra Mondiale. E non funziona più la politica, non funziona che tratti male gli ebrei polacchi, così vanno via e vanno a abitare in Australia, Canada e Stati Uniti. Non è pensabile, bisogna trovare un'altra soluzione. Non c'è. I nazisti non sanno bene cosa fare. Quindi in un primo momento si potrebbe dire non fanno molto, non fanno niente, perché non sanno quale potrebbe essere la soluzione, non hanno ancora trovato una nuova, dal loro punto di vista, soluzione. Quindi, in un certo senso, mettono le persone, bisogna sempre ricordarsi che parliamo di persone, mettono gli ebrei polacchi in stand-by, cioè reinventano i ghetti, introducono i ghetti, raccolgono gli ebrei polacchi in poco spazio, molte persone in attesa di un'idea cosa farsene, perché non funziona più buttarli fuori, ma ammazzare molte persone non è così semplice, non è semplice dal punto di vista tecnico, non è semplice dal punto di vista mentale, bisogna essere pronti, e nemmeno i nazisti tedeschi erano nel 1939 pronti, devono imparare. Quindi inventano nella zona, soprattutto della Polonia e in alcune altre zone dell'est Europa, pian piano occupate, reintroducono i ghetti dove in modo forzato devono stare in poco spazio le comunità ebraiche. Va avanti la guerra, la Germania ha molto successo nella guerra, vincono tutte le guerre di aggressione in quel periodo, e la società tedesca cambia, e cambia anche il nazismo tedesco, perché, come vedete per esempio su questa foto, negli anni del 39-41 fino al 42-43 la società tedesca viene in modo enorme militarizzata, ci sono milioni e milioni e milioni di ragazzi che vanno a fare soldato. C'è un momento di picco, che la Germania ha quasi, mi sembra, 12 milioni di ragazzi sotto le armi, che fanno, non tutti, ma tanti, esperienze come questa. Nella guerra attiva, nella guerra di aggressione, la uccisione diventa del nemico, diventa
non più un reato, non è più una cosa ignobile, ma è la cosa più opportuna che tu devi fare. Risolvi il problema nella guerra sparando all'altro. E funziona, perché i tedeschi hanno un successo militare enorme in quel periodo. Imparano che sparando all'altro risolvono i loro problemi. Ma ovunque vanno i nazisti tedeschi, c'era anche chi non è d'accordo, c'è opposizione, c'è resistenza, ci sono partigiani, c'è chi aiuta i partigiani. E come sapete dalla storia italiana, anche dopo il 43, con le stragi contro i civili, la guerra è sempre anche una guerra contro i civili, i nazisti non fanno molta differenza in realtà fra civili e partigiani. Non fanno la differenza fra il partigiano combattente e il contadino che per una notte ha ospitato, volendo o no, un partigiano nel fienile. Spesso uccidono anche i civili. E diventa davvero una strategia di guerra, diventa un modo per fare la guerra contro i civili. E diventa un'abitudine. Per milioni di persone diventa un'esperienza. E quali sono i civili? Una volta caduta questa barriera, che l'uccisione dei civili è una soluzione, quali sono i civili che ci danno fastidio da sempre? Quali sono i civili che da sempre non vogliamo? Quali sono i civili che non sappiamo dove mandare, dove metterli? E comincia la uccisione con questo metodo della fucilazione. Non esistono campi di sterminio, non esistono camere a gas, la uccisione con la pallottola. Quindi c'è un primo periodo dove in tutte le zone di guerra, dove avanza l'esercito tedesco, ci sono delle squadre volanti di fucilatori professionisti che raccolgono le persone, che non vanno su un treno, non vanno in un campo di sterminio, ma vengono fucilati in cortile, in cucina, per strada, in sinagoga, dipende. E fanno delle stragi nell'Europa dell'Est di una entità inimmaginabile. E nell'autunno del 41 questo arriva a un punto che per i nazisti diventa un problema. Arrivano a fucilare la più tremenda, la più importante, non è la parola giusta, dal punto di vista numerico, la più impressionante strage vicino a Kiev, in Ucraina, a Babi Yar, una strage dove in 2-3 giorni fucilano più di 30.000 persone. Funziona prima, quando si arriva a questi numeri non funziona più, perché ci sono molti problemi di smaltimento dei corpi, problemi igienici, ci sono problemi di costi, dal punto di vista nazista sempre parlando solo, chiaramente. E i nazisti quindi devono trovare un'altra idea, perché così non possono andare avanti. Lo scopo che ormai si sono prefissati, cioè quello dello sterminio, da motivi razziali, da motivi razzisti, non può andare avanti con i fucili, non è il metodo adatto. E quindi si devono inventare altre cose. La cosa più importante è lo smaltimento dei corpi. Quale potrebbe essere un metodo? Quale metodo trovano i nazisti per smaltire i corpi? Bruciare. Bruciare i corpi però vuol dire avere degli impianti di muratura, vuol dire avere impianti fissi e non funzionano più le squadre volanti dei fucilatori. Ma dall'altra parte, quindi, devo cominciare ad avere un luogo fisico fisso e portare le persone verso questo luogo di morte. Dall'altra parte ho però il vantaggio, se ho un crematorio di una certa capienza, mi garantisce che posso uccidere un alto numero di persone ogni giorno. E con questa razionalità criminale,
nazisti cominciano nella zona di più alta densità, con una forte popolazione ebraica, nell'attuale est della Polonia, a creare tre luoghi, Bełżec ne è uno, Sobibor e Treblinka vicino a Varsavia sono gli altri, dove costruiscono tre non campi di concentramento, non campi di sterminio, perché non sono campi nel senso di un accampamento, non hanno letti, perché gli ebrei che arrivano lì non dormono lì, arrivano, vengono uccisi al momento dell'arrivo. Quando hanno ucciso, gli ebrei di quelle regioni, di quella zona, chiudono questi centri di sterminio, Treblinka, Bełżec e Sobibor, radono al suolo tutto, non rimane niente. Qua vedete, questo è il luogo dove c'era il campo di Bełżec, ma non c'è rimasto praticamente niente, se non la cenere delle persone, perché con i carottaggi hanno trovato tutto, hanno ormai in modo digitale ricostruito tutto il campo con qualche fondamento e con tutte le tracce, hanno fatto un piccolo museo che vedete lì in fondo, riescono a sterminare praticamente gli ebrei polacchi, questa zona di una importanza enorme per la cultura ebraica europea. Uno degli ideatori, un signore nato a Trieste all'inizio secolo, pochi lo conoscono, è uno dei principali responsabili della Shoah, Odilo Globocnik. Lavora poi alla fine di nuovo a Trieste. Qua vedete, sono delle foto in alcune città vicino a Bełżec, dove vengono radunati gli ebrei nei ghetti, vengono poi portati in questi centri e uccisi. Vedete che sono gli stessi luoghi, ma questo adesso porta lontano. Cosa succede quindi? I nazisti sono riusciti con mezzi politici di pulire, come dicono loro, la Germania dagli ebrei tedeschi. Sono riusciti a ammazzare nell'est, nell'ex Unione Sovietica, con le fucilazioni durante la guerra di aggressione in Russia, Ucraina e Bielorussia. Sono riusciti a uccidere con centri di sterminio i polacchi. E chi rimane? Questa è la mappa dell'Europa del 41. I nazisti hanno la massima estensione in Europa, i paesi neri sono quelli nazisti, quelli grigi sono amici dei nazisti. Riescono a mettere finalmente le mani addosso a tutti gli ebrei d'Europa e quindi organizzano a prendere gli ebrei di Reggio Emilia, di Roma, Anne Frank di Amsterdam, quelli di Parigi, quelli del Belgio, insomma quelli dell'Europa Ovest, che ancora sono né scappati né ammazzati. E per questo scopo, qua torniamo sempre a questa foto, fanno Auschwitz II, quel grande campo lì in alto. Quindi ad Auschwitz non muoiono quasi ebrei polacchi. Gli ebrei polacchi muoiono negli altri tre campi detto prima. Qua muoiono gli europei, gli ebrei dell'Ovest, dell'Europa Ovest. Perché qua vedete una foto di oggi, qua vedete Google Earth, il campo Auschwitz 1, campo di concentramento, e Auschwitz 2, campo di sterminio. Allora, il campo 1 di Auschwitz è come Dachau in Germania, come Mauthausen in Austria, sono campi di punizione per gli avversari politici, non sono campi di sterminio, sono campi di, dal punto di vista nazista, rieducazione. Questo ingresso lo conoscete da tantissime foto, questo è l'ingresso con la scritta "il lavoro rende liberi", è la classica scritta per un campo di concentramento, perché è il concetto di rieducazione e reinserimento nella società nazista, che il lavoro, se ti sottometti e fai come dico io, ti può ridare la libertà. Sono campi che tutti sanno che esistono, sono campi visitati dalle polizie di mezza Europa per vedere come funziona
un regime rigido di un bel carcere speciale, ci sono le riviste piene di fotografie di propaganda nazista, che i nazisti se ne vantano anche, che sono bravi a far marciare i detenuti, quindi sono i campi di concentramento. E Auschwitz 1 è contro gli avversari politici polacchi, quindi questo è un luogo della resistenza dove vanno i resistenti polacchi, questo è un luogo, Auschwitz 1, molto caro ai polacchi, perché i loro partigiani, la loro opposizione, i loro preti sono stati torturati, sfruttati, ammazzati qui, ma senza fare gerarchie non è il campo di sterminio. Qua vedete alcune immagini che se andiamo avanti, questa è una persona molto importante, al centro fra l'altro è il dottor Mengele, quello che faceva le sperimentazioni, a destra vedete il comandante del campo Rudolf Höss, che per un lungo periodo è stato comandante del campo, a lui viene affidato l'incarico di trovare una soluzione, perché i campi di Treblinka e Sobibor-Bełżec funzionavano con il gas di scarico, uccidevano in camera a gas col gas di scarico, che vuol dire bruciare una materia prima che era i nazisti non erano più disposti a sprecare, fra virgolette, in senso nazista, per la uccisione di altri. Quindi dovevano trovare una soluzione più economica, ma sempre di massa. E Rudolf Höss, che per diversi anni è stato direttore del comandante del campo di concentramento contro la resistenza polacca, Auschwitz 1, dove morivano per vari motivi prigionieri, quando morivano buttavano via il corpo umano, ma tenevano il vestito, lo lavavano e lo davano al prossimo partigiano arrestato in arrivo. Ma prima lo disinfettavano, perché viste le condizioni terribili di vita era pieno di insetti e c'era un trattamento con un pesticida che si chiamava Zyklon B, che faceva ammazzare tutti gli insetti annidati nei vestiti. E il signor Höss fa una sera questa, secondo lui, geniale scoperta, mi viene questa idea, che se funziona con gli insetti, facciamo una prova, se funziona anche con gli esseri umani, che per noi non sono esseri umani, per noi come essi sono come gli insetti. E quindi prende centinaia di deportati russi, li mette in una cantina, butta questo gas e vede, come scrive nel suo diario, grande sollievo, che funziona. Muoiono lentamente, perché la cantina non è un luogo omogeneo, non è uno spazio grande dove il gas può distribuirsi in modo veloce, quindi deve migliorare l'idea, ma ha scoperto il principio, che un pesticida che è sul mercato, che è economico, che sono dei cristalli, sembra del sale, che quindi facilmente anche trasportabile e facilmente da tenere in magazzino, perché diventa gas solo al contatto con l'ossigeno e con un certo calore, quindi è economico, prodotto in Germania, facilmente trasportabile, lui sente questo sollievo e a questo punto cominciano a cambiare la destinazione di un altro campo. Abbiamo già parlato del campo 3, campo di lavoro, fabbrica chimica, Primo Levi, campo 1, campo di concentramento, partigiani polacchi. Avevano cominciato in località Birkenau a fare il campo numero 2, che doveva inizialmente diventare un campo per prigionieri di guerra, perché pensavano che la guerra andava avanti bene e c'erano sempre più prigionieri. Fortunatamente la guerra per i nazisti non va bene, quindi prigionieri di guerra ce ne sono meno, ma lo adattano a campo di sterminio a questo punto, visto che il signor Höss ha avuto l'idea. Quindi arrivano gli ingegneri, i geometri, fanno tutto il piano, come si può adattare questo grande campo con una zona di arrivo dove possono tenere in vita circa il 20% dei prigionieri che arrivano e uccidere circa l'80% dei prigionieri che arrivano con lo stesso treno.
una parte dei prigionieri serbi per mantenere, per far lavorare, per far girare tutto il campo, perché questo arriva ad avere decine di migliaia di prigionieri presenti, quindi fra pulizie, distribuire quel poco cibo che c'è, la pulizia degli stessi impianti di uccisione, eccetera, tutto questo fanno fare a prigionieri. Quindi serve un piccolo numero di prigionieri tenuti in vita come schiavi e quindi costruiscono questo grande campo in località Birkenau, il campo 2, ed è questo, diciamo, la caratteristica di Auschwitz, perché campi di lavoro come Auschwitz 3 esistevano da anche da altre parti, campi di concentramento come Auschwitz 1 esistevano anche da altre parti. Una cosa di questo tipo non è mai esistita da nessuna parte, è davvero una idea difficilmente da digerire. Arrivano i muratori con la rete elettrosaldata, il cemento, fanno gli impianti, fanno i collaudi, fanno anche le prove e vedono che in tutto costruiscono 4 capannoni nuovi. Ogni capannone ha 3 parti, 3 sezioni, una parte dove chi arriva col treno si deve denudare, una parte dove vengono uccisi, la terza dove i corpi morti vengono cremati. Quindi sono 4 linee industrializzate di produzione di morte che possono lavorare insieme. È un grande impianto logistico per far arrivare ogni giorno un numero che non sia troppo alto né troppo basso. I nazisti fanno tutti questi calcoli anche sul surriscaldamento degli impianti, che devi anche pensare a quante ore devi bruciare, non devi né raffreddare troppo, perché se no serve combustibile per la cremazione, invece se l'impianto rimane caldo la cremazione funziona. Tutto un lavoro incredibilmente, per niente da pazzi o da matti, super razionale, da gente che ha studiato queste cose. Questo è il binario dove arrivano, fanno un piccolo pezzo a piedi e entrano, quindi questo è l'ingresso, adesso voi l'avete già imparato stasera, di Auschwitz 2 Birkenau. E qua non c'è scritto Arbeit macht frei, perché qua non era fatto per rieducazione, non era fatto per farti lavorare. Arbeit macht frei c'è solo nei campi di concentramento, mai questa scritta la trovi in un campo di sterminio. Quindi questi sono i due ingressi famosi, ma diversi. Qua vedete alcune baracche rimaste in piedi nel campo 2. Nel maggio 44 i nazisti sanno che stanno perdendo la guerra e sanno la guerra militare, che la guerra razzista invece la devono, se la vogliono vincere, accelerare. Investono quindi su quella militare persa, lo sanno. Mettono un binario dentro al campo, costruiscono questo scalo ferroviario che arriva davanti alle camere a gas, quindi eliminano questo 20 minuti a piedi, perché ogni giorno arrivano treni, migliaia di persone, hanno una capienza fino a 6.000 persone al giorno, e questi 20 minuti, se tutti fanno 20 minuti a piedi, dal punto di vista nazista è un problema. Quindi ancora nel maggio 44 investono in questo nuovo scalo, portano il treno, il binario con i treni fino a dentro, e vedete qua una documentazione che i nazisti stessi fanno di questo nuovo scalo ferroviario. Vedete che sul binario sono stati abbandonati i bagagli, i deportati non ci sono più, ci sono alcune guardie, alcuni soldati. Vedete in fondo a destra una casa con un camino che esce, il crematorio qui sopra in alto, e vedete lo stesso impianto a sinistra in alto, perché sono impianti simmetrici, ci sono due uguali da questa parte del binario e altri due dall'altro lato. Documentano l'arrivo
nell'estate 44 documentano l'arrivo di queste persone, e l'anno dove soprattutto deportano centinaia di migliaia di ebrei ungheresi, ma arrivano anche persone da tutte le altre parti dell'Europa Ovest. E vedete queste foto che vi fanno capire cosa vuol dire razzismo e cosa vuol dire campo di sterminio oppure centro di sterminio. Nel campo di lavoro ci voleva una competenza per sopravvivere. Primo Levi era chimico, gli è dato, si è salvata la vita fisica, mentre è sopravvissuto. Nel campo di concentramento ci va l'oppositore politico, quindi spesso all'epoca erano soprattutto maschi politicamente attivi, ma in un campo di sterminio questo non c'entra. Se tu eri di una determinata competenza, non c'entra. Se tu dicevi cambio idea, forse il comunista che sotto tortura cambia idea, o il testimone di Geova, o l'omosessuale, forse si salvava. Ma in un campo di sterminio non può essere così, perché è un problema biologico, genetico. Quindi anche se ti torturo non puoi cambiare il tuo patrimonio genetico. Questa è un'idea razzista, biologico, genetico, e quindi io ho qua i bambini, ho i genitori, ho i nonni, perché il problema dal punto di vista nazista riguarda tutti, non uno che ha una determinata opinione o che ha fatto dal punto di vista nazista una determinata cosa che non sta bene in una società nazificata. Qua finiscono le persone, al di là di qualsiasi cosa importante dal punto di vista nazista, classificati come appartenenti a una cosiddetta inventata razza ebraica. E quindi queste foto non possono essere di un campo di lavoro o di concentramento, ma sono appunto di Auschwitz II, il campo di sterminio, dove vedete le persone che vengono, come dicevano i nazisti, selezionate, divise fra maschi e uomini, e vengono selezionati i più forti, il 20%, che tenevano per qualche settimana come schiavi per il funzionamento del campo stesso, mentre la stragrande maggioranza, vedete, le persone che hanno fatto già il giro del binario e si stanno avviando lì sopra per entrare nella camera a gas da quella parte. Questo è una persona che non sappiamo il nome, ma se vi ricordate, la Beatrice Rabà davanti alla Banca d'Italia di Reggio di 60 minuti fa, una di queste signore che hanno dovuto fare questo viaggio e sono arrivati lì. Piccolissima incisione da concludere, non incisione. Concludiamo. Ricordiamo che stiamo parlando di persone. Ricordiamo che ci sono le scelte. Stasera non è il tema, ma non potevo non dire niente, quindi almeno un secondo ne voglio parlare. Molti ebrei hanno fatto resistenza, molti ebrei sono diventati partigiani. Anche a Cracovia esisteva l'organizzazione dei combattenti ebrei al ghetto. Anche ad Auschwitz-Birkenau, nel campo di sterminio, c'è stata una rivolta e detenuti hanno distrutto un impianto, una camera gas, che dopo non ha mai più funzionato. Quindi hanno tentato con tutte le possibilità di mantenere la propria dignità. Chi ha tentato dal punto di vista religioso di pregare anche quando era vietato, di alimentarsi in modo kosher, religioso, anche quando era impossibile, di nascondere i parenti, di occuparsi degli anziani, dei genitori anziani, o di salvare almeno il figlio. Altri, normalmente i più giovani e i più forti, magari un ventenne, hanno tentato anche di combattere come partigiani con le armi il nazismo, anche se sapevano che normalmente non era una questione di vita o morte, ma semplicemente di morte con dignità o senza. E quindi
non volevano arrendersi. Questi sono due esempi, ne parlerete anche durante il viaggio, della lotta di questi due ragazzi, di questa coppia qua, dei combattenti del ghetto di Cracovia. Quindi la storia è sempre in costruzione, è sempre delle volte difficile da capire come funziona, delle volte non si vedono i visi, delle volte sembra tutta nera, ma in realtà è importante vedere che dietro al nero c'è sempre anche chi ci ha messo la sua coscienza, chi ha avuto il cervello acceso, chi non si è piegato al nazismo ma è rimasto uomo, persona gentile, che non pensava solo a se stesso ma anche agli altri. Ma purtroppo non tutti hanno avuto la fortuna di incontrare gente come Vecchione. La Beatrice Ravà non ha avuto scampo, non ha incontrato lui ma altri poliziotti. Ma appunto dietro a tutto quello mostruoso che vedrete ad Auschwitz, Birkenau, ricordatevi, salutate anche tutte le Beatrice Ravà che sono finite senza nessuna colpa chiaramente in quel luogo che andrete a studiare.